Grazie. Allora, nel video di oggi parleremo di un prodotto che ho acquistato qualche mese fa. Nel mio ultimo video sullo shopping, infatti, vi ho fatto vedere delle cose che avevo acquistato, tra cui, diciamo, il prodotto che recensirò oggi, ovvero la plastilina di Tiger, che è questa qui. Io ho conservato il packaging originale, ma la confezione comunque è stata aperta e è stata utilizzata, quindi oggi ve la recensisco. Allora, si tratta di pasta modellabile, ovvero plastilina per bambini, ed è una confezione di 7 colori, 7 paste colorate, di cui abbiamo bianco, azzurro, viola, arancio, rosso, giallo e verde. Sono 7 colori in vasetti da 50 grammi. Allora, io adesso le stacco via dal cartone perché possiate vederle insieme a me e partiamo subito parlandovi di questo prodotto. Io ero molto incuriosita da questo prodotto perché spesso vado da Tiger, ogni tanto mi piace comprare qualche stronzatella così. E allora l'ho vista e ho detto: ma sì, adesso la provo per vedere com'è la consistenza, ero soprattutto curiosa di questo. Ho speso circa 3,50 euro, non di più, quindi la spesa è veramente irrisoria, è minima. E niente, una cosa che mi ha colpito di questo prodotto è stato il fatto che sul cappuccio si trovano appunto queste formine che sono molto carine, soprattutto per i bambini perché ci possono lavorare insomma in allegria. Voi sapete che i bambini amano queste cose, quindi le amo pure io perché è da tempo immemore che lavoro la pasta modellabile. Non mi ricordo neanche quanti anni avevo, insomma ero piccolissima. E niente, quindi queste cose qui mi attraggono ancora, come vedete, perché ci faccio i tutorial, ci facevo i mercatini sui lavori che realizzavo, quindi portiamo avanti questo interesse anche con l'età che avanza. Allora, vi dicevo, sono 7 colori e sono veramente molto belle. Adesso le apriamo insieme. E vi dico innanzitutto che il rosso, il viola, il blu, no, questi qui di meno, sono i colori più pigmentati. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo un blu che è veramente molto intenso. In realtà è un azzurro, però è un azzurro intenso che comunque è quasi blu, ecco. Poi abbiamo un rosso che probabilmente è il colore che mi piace di più perché è un rosso ciliegia veramente molto molto forte. Io adesso non so se dalla telecamera riuscite a comprendere appieno insomma la pigmentazione, ma comunque è veramente molto intenso, sicuramente uno dei più intensi. Adesso io l'ho incelofanato per proteggerlo di più. La confezione regge, però mi si è rotto il bianco, cappuccio del bianco, non so perché, mi sembrava meno resistente, non so, forse era un difetto di fabbrica, boh, comunque il bianco mi è partito. Gli altri sono ancora tutti intatti, però ho preferito metterci il cellofan per sicurezza, perché comunque questa pasta dopo circa un'ora e mezza, così 2 ore, si secca, quindi è meglio, è consigliabile comunque chiuderla. Anche il viola è un bel colore, bello intenso, così come il verde, che è un bel verde pisello, bel verde prato, no? Mentre i colori che sono meno pigmentati, ma comunque bei colori, sono il giallo e l'arancio. Sono, diciamo, un attimino un po' più, per così dire, trasparenti rispetto agli altri, ma comunque il colore c'è ed è veramente un bel colore. Quindi, per quanto riguarda i colori, sono tutti bellissimi. Però ci sono alcuni che sono più pigmentati degli altri. Il bianco, come vedete, è questo qui e non è proprio un bianco purissimo, però è un bianco, no? E va bene così. Parliamo della consistenza. Allora, che
impressioni si hanno per quanto riguarda la consistenza. Se preleviamo un pezzo di pasta, la prima cosa che notiamo è il fatto che sembra maciullarsi, ecco, è una prima impressione in realtà, perché poi scaldando il prodotto con le mani diventa bello uniforme e la prova del 9 è fare appunto una pallina. Se facciamo una pallina e vediamo che la consistenza è completamente liscia su tutti i punti della pallina, allora il prodotto, diciamo, è ottimo. Se fa le crepe, il prodotto non è buono. E questo prodotto invece mi sembra più che buono, perché se faccio una pallina, crepe non ne vedo. È molto morbida al tatto, non si fa fatica a modellarla e, diciamo, oltre ad essere morbida è anche piacevole lavorarla. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto e che ho notato subito è il profumo, l'odore che ha. Ha un odore che mi ricorda molto la plastilina Play-Doh, non so se qualcuno di voi l'ha mai utilizzata, ha un bell'odore. Ricorda quello, però mi sembra più che altro un odore naturale, i biscotti, qualcosa con la vaniglia. Per quanto riguarda gli ingredienti, non so quali siano perché comunque sulla confezione non sono segnati, però c'è scritto che contiene glutine, quindi mi fa pensare che sia composta anche da prodotti naturali, però non credo siano gli unici. Quello che mi viene spontaneo consigliarvi è di magari non darlo in mano ai bambini troppo piccoli, perché potrebbero essere tentati da metterlo in bocca, insomma, ed è una cosa che facevo anch'io quando ero piccola, quando mi piaceva un odore, specie quello della plastilina che di solito era molto invitante, la mettevo in bocca fino a poi dopo sputarla perché aveva un sapore veramente orribile. Niente, la cosa, come vi dicevo, carina è che ogni coperchio ha una formina. E qui abbiamo un orsetto, poi qui abbiamo un paperotto, un coniglio, un cavallino, un barboncino, un coccodrillo e una ranocchia. E adesso le proviamo insieme per ogni colore. Vediamo come si presentano le nostre formine, qual è il risultato. Allora, qui abbiamo l'orsetto. Il coniglio. La nostra ranocchia. Nel complesso mi sento di approvarlo questo prodotto, lo approvo pienamente, cioè io do proprio un 10, perché per quanto mi riguarda, devo dire la verità, non ho nulla a che invidiare altre plastiline più famose quali la Didò o la Play-Doh. Per quello che costa 3,50 euro, insomma, abbiamo 7 vasetti con 7 colori diversi, i bambini possono giocare e divertirsi alla grande. Secondo me è una pasta che può essere utilizzata anche dai ragazzi un po' più grandi, quelli che si avvicinano comunque a questo tipo di lavoro sulle paste modellabili, penso che sia ottima anche per loro. Io ho provato ad utilizzarla per realizzare i miei soliti oggettini, i miei soliti pupazzetti e devo dire che il risultato è stato più che buono. Infatti presto vedrete nel canale un video dedicato ai Minions, proprio con questa pasta qui. Ho provato a realizzare dei Minions, quindi se vi interessa vedere questo video, lo vedrete sicuramente nei prossimi giorni, lo caricherò prestissimo. Per me è valutazione positiva. Come vi dicevo, se avete commenti, se avete delle note, non so, se volete scrivermi qualcosa, qui sotto potete lasciarmi le vostre impressioni. Niente, prima di salutarvi, vi invito a iscrivervi alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Instagram. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Per adesso vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!